Buon pomeriggio, benvenuti, nuovo appuntamento dei libri del villaggio, forse, ma dico forse, adesso ce lo dirà Simone, non parleremo di poesia, ma lo chiediamo. Buon pomeriggio, ben trovato, ci siamo, eccoci. No, oggi non parliamo di poesia, non in senso stretto, perché poi in fondo quando si parla di libri la poesia c'è sempre, anche sì. Se non direttamente, implicita nel discorso. No, oggi parliamo di altro, perché? Perché abbiamo fatto una partenza d'anno con un poker di poesia e adesso abbiamo anche insomma sì. Ma torniamo, perché la poesia, noi abbiamo un debole per la poesia. Siamo dei clienti abituali, non saprei come definirlo, è un qualcosa a cui non riusciamo a resistere, almeno io, ma credo anche tu. E adesso addirittura oggi con cosa cominciamo? Cominciamo con la storia dell'arte. E che storia dell'arte? Cioè cominciamo con uno dei più grandi creatori di capolavori che sia mai esistito su questo globo che noi chiamiamo Terra, cioè parlo del mitico Pablo Picasso. Il mitico Pablo Picasso, mitico nel senso che è proprio un mito, se ne è fatto un mito, è il protagonista di questo bel libro di Roberto Nicolucci, Pablo Picasso, lo straordinario ladro della pittura, ladro. Poi andiamo sul sottotitolo, calma, pubblicato dal Roberto Nicolucci editore, non sfuggirà ai più arguti che l'autore ha lo stesso nome dell'editore, perché? E qui dobbiamo capirci bene, della casa editrice Nicolucci noi abbiamo parlato, è il caso di dire, spesso e anche volentieri. Perché? Perché pubblica dei libri molto belli. E questi libri molto belli meritano di essere segnalati. Ora, perché noi parliamo di un libro pubblicato dalla casa editrice Nicolucci che ha per autore lo stesso Roberto Nicolucci? Perché Roberto Nicolucci, oltre a fare l'editore, è uno storico dell'arte. Ed è uno storico dell'arte che io ho il piacere di seguire non solo sulla pagina scritta in termini di libri, ma anche sui social, e ne ascolto spesso le riflessioni, le analisi su appunto la sua materia, e trovo che nel suo modo di esprimersi c'è qualcosa che a me piace moltissimo. Cos'è questo qualcosa? Il fatto che ha una straordinaria, robustissima cultura, ha una conoscenza della materia ruggente, si unisce a una grandissima capacità di racconto, una grandissima capacità divulgativa, dove divulgativa non vuol significare certo svilimento, diluizione, ma significa solo capacità di rendere vivace ciò che non tutti riescono a rendere vivace. Perché vi sto dicendo questo? Perché queste caratteristiche sono presenti in questo libro. Io non sono un esperto d'arte, tantomeno lo sono di Picasso, però leggendo questo volume, che tra altre cose si legge con grande facilità, perché non so se riesco a farvi vedere, ci sono dei testi molto asciutti che accompagnano naturalmente le immagini, la riproduzione delle opere, avevo l'impressione invece di aver fatto un percorso che poteva avrei potuto immaginare di 600 pagine, invece avevo letto questo libro tutto sommato agile, dico tutto sommato perché poi in verità è pieno di cose. E quello che mi piace è la capacità che ha il nostro Nicolucci di sintetizzare, di estrarre il succo di snodi storici anche complessi che sfuggono magari alle nozioni che un non addetto ai lavori può avere, con una grande felicità e di prosa e di concetto. Quindi in un saggio, nel saggio introduttivo che apre questo libro, come dire, non nel saggio introduttivo, nella parte che apre questo libro, che naturalmente ha un'alta caratura saggistica, c'è tutta la freschezza e la felicità critica di Nicolucci. E poi ci spiega anche il perché, lo stesso Nicolucci, del sottotitolo. Il sottotitolo, lo straordinario ladro della pittura. Perché partiamo dal presupposto che, ricorda giustamente Nicolucci, che Caravaggio è una specie di condensato di sapere artistico. Picasso. Scusatemi, Picasso. Vabbè, però.
miscuglio di, grazie per sarei andato ma perché è citato Caravaggio nel brano Galeotto che stavo per citare Galeotto fu Caravaggio è un condensato di sapere artistico, cioè c'è di tutto e in qualche modo perché c'è di tutto perché la sua grande conoscenza dell'arte lo portava in qualche modo a prendere ad appropriarsi di qualcosa, cioè lo straordinario ladro e questo qualcosa lui lo riversava, lo reinventava, lo ricollocava all'interno della sua produzione. Scrive Nicolucci, uno scrittore e critico del Novecento, Italo Calvino, disse che Picasso è uno straordinario ladro d'arte, ma tutti i grandi maestri sono ladri matricolati, scrive Nicolucci. Masaccio ruba da Giotto, Michelangelo da Masaccio, Caravaggio da Michelangelo, ecco. Caravaggio. Courbet da Caravaggio, Chopin da Bach, e poi va avanti, una catena di latrocini, e Picasso? Lui è il più delinquente di tutti, c'è un furto con scasso in ognuna delle sue opere. Ecco, vedete, quando vi dicevo la capacità di spiegarsi in maniera immediata, però puntuale concettualmente, sì. Mi riferivo a questi, passaggi, a questi brani. Questo è un volume che a me ha fatto venire voglia di tornare su questo grande artista. In particolare mi ha ricordato quando a Madrid ho visto Guernica con la sua straordinaria opera che è gigantesca, almeno io la ricordo gigantesca. Sì, ecco, questo gigantismo, questa enormità me la sono ritrovata davanti a livello mentale leggendo questa monografia. Pablo Picasso, lo straordinario ladro della pittura, e non possiamo che acquisirla agli atti. Ah, però vi volevo anche dire che noi abbiamo parlato, tra altre cose, di Roberto Nicolucci, inteso come curatore e non solo come editore, quindi anche come curatore di un volume, quando appunto ha curato per la sua casa editrice la nuova edizione di un libro di cui abbiamo parlato, di Ferdinando Bologna. Nome importante della storia dell'arte, era un nostro corregionale, su Francesco Solimena. Ecco, noi già in quel caso mettemmo in luce questa importanza di unire una capacità di essere contemporanei come linea editoriale alla capacità di recuperare delle vere e proprie chicche, come in quel caso. E in quel caso, vorrei dire questo, anche lì io sapevo nulla di Solimena, tuttora non ne so niente, non me ne ero mai interessato, non rientra nel mio ambito, poi non ho mai capito quale sia, ma il mio ambito, però quello noi consideriamo tale, però lo lessi come? Con il piacere di leggere qualcosa che ti nutre dal punto di vista intellettuale, quindi tu puoi non fare tue magari i dati, le nozioni che ci sono, ma comunque fai un gran bel viaggio, una gran bella escursione nell'intelligenza, in quel caso l'intelligenza di uno storico dell'arte e cattedratico di grande vaglia. Questa capacità io la ritrovo sana in Nicolucci, che dimenticavo, certo. Ti mette anche di buon umore, cioè se voi fate queste cose, voi andate ad ascoltare qualcosa sul web, si trova un'intervista, una cosa, e vi troverete di fronte a una persona che vi parla, io non lo conosco e non ci conosciamo personalmente, non ci siamo mai incontrati, quindi non è che sto, voglio dire, perorando la causa di un amico, non ci conosciamo, lo conosco solo per interposti libri, però mette di buon umore. E siccome essere messi di buon umore è bello, quando vieni messo di buon umore e vieni messo di buon umore in modo colto, in modo dotto, che è un modo però non professorale, sebbene sia un professore Nicolucci, ecco, quel senso di bellezza si moltiplica, si accresce. E quindi io gli sono molto grato. Peraltro, notazione che faccio in conclusione, non so bene quanti anni abbia, ma è molto giovane Nicolucci. Perché lo metto alla fine? Perché a parte il fatto che non è di per sé così un dato significativo, perché uno può essere, però è indicativo come in questi anni così contenuti dal punto di vista dell'estensione anagrafica sia riuscito a fare tutte queste cose, tra cui questi libri molto belli, e quindi noi lo segnaliamo, lo acquisiamo agli atti. Poi ci siamo. Allora, sentite questa bella frase di Goethe. Hai mai sentito parlare tu di Goethe? Ne hai mai sentito parlare tu, che sei un noto studioso di Goethe? Vai.
se non sbaglio, di Goethe, no? Sì, o di altri. No, Goethe, tra i tanti che tu reciti. Sì. Chi non conosce le lingue straniere non sa nulla della propria. È una... Questo ci mette molto in crisi. Io addirittura questo libro, buonanotte, questa frase la trovo in un libro di francese, cioè un libro per imparare il francese. Eccolo qui, mode d'emploi, français mode d'emploi. Io il francese l'ho studiato a scuola, me lo ricordo malissimo. Manuale di grammatica contrastiva del francese, scritto da Florent Bongiovanni, che purtroppo non è più fra noi, ma il libro lo potete trovare. Perché vi porto questo libro? Evidentemente nella speranza che, punto primo, che tra chi ci ascolta ci sia qualcuno che ama il francese, altrimenti se vi piace solo l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, non possiamo farvi niente. Oggi noi abbiamo fatto tutto, abbiamo buttato tutte le fiche sul francese. E poi perché mi è piaciuto molto il discorso culturale, intellettuale, prima ancora che didattico, che c'è dietro questo libro e che cercherò di spiegare. Allora, riflettiamo su questa frase in epigrafe scelta dall'autore per questo suo libro di grammatica. Chi non conosce le lingue straniere non sa nulla della propria. E appena l'ho letto ho detto, ma che vuol dire? Poi, in effetti, riflettendo, scavando, mi sono ricordato, accorto, voglio attenuare la mia dabbenaggine dicendo che me ne sono ricordato, come se lo sapessi, in verità non lo sapevo, mi sono ricordato del fatto che fondamentalmente noi nella vita le cose che capiamo, le capiamo soprattutto quando comprendiamo le differenze tra cose simili e differenti, no? Simili ma differenti, cioè, per esempio, io non ho mai capito la differenza tra il famoso capitello in stile ionico, in stile corinzio, in stile dorico, perché? Perché non ho mai capito realmente quale sia il dorico, quale sia il corinzio e quale sia lo ionico. Quindi è ovvio che non riesci a capire, non riesci a cogliere queste differenze. E quando non riesci a cogliere queste differenze fai un po' un purpurrì, non ti accorgi di quello che ti passa letteralmente sotto gli occhi. Allora torno alla frase di Goethe, chi non conosce le lingue straniere non sa una della propria. In verità tu conosci meglio la tua lingua quando ragioni su una lingua diversa, su una lingua straniera, cioè quando la conosci, la padroneggi, quando la vivi, quando la riesci a capire, in parte, non deve essere necessariamente in una maniera impeccabile, quando tu riesci a fare questo magari riesci a cogliere delle sfumature della tua lingua che prima ti sfuggivano o che non avevi mai... che poi questa cosa possa non servirti a nulla, è un altro paio di maniche, ma almeno serve al paniere delle tue acquisizioni, che poco non mi sembra. E perché vi dico tutto questo? Perché questo libro, grammatica contrastiva, intanto che cosa significa? Significa che è una grammatica che si basa sul confronto fra due sistemi linguistici. In particolare, qui l'autore, che ha avuto oltre 40 anni di attività di insegnamento universitario, ma non solo universitario, a tutti i livelli, ha fatto una cosa molto intelligente. Ha avuto l'intuizione sin dai primi passi della sua attività didattica di schedare i vari errori che andava riscontrando nei corsi, nelle lezioni che faceva. Cioè lui censiva, monitorava nel corso degli anni quelli che erano i punti di criticità ricorrenti e ha ottenuto effettivamente una vera e propria casistica, cioè ha messo insieme tanti casi. Sulla base di questo censimento pluriennale ha poi sviluppato questa sua visione didattica che ha fatto confluire in questo libro. E quindi su quale principio si basa? Sul principio che non tanto che la pratica vale più della grammatica, come si suol dire, ma che la pratica è una premessa per l'acquisizione di una competenza grammaticale. La pratica non è solo quella dell'ascolto degli studenti, di coloro che apprendono, ma è anche il riscontro del punto di difficoltà. Questo è grosso modo lo schema di base su cui si regge tutto questo corposo libro, che sono 400 pagine, e dice il nostro autore, questa non è una semplice grammatica descrittiva del francese, cioè non è uno di quei libri manualistici, no, dove rigorosissimi, lodevolissimi, ma sono un'altra cosa, dove vi dicono si dice così, così, così.
Non è una semplice grammatica descrittiva del francese, nel senso che non intende descrivere la lingua francese come viene abitualmente fatto nelle scuole e nelle università francesi. Lo fa appunto attraverso. Nasce piuttosto da una pratica reale e continua di osservazione delle due lingue, dal confronto con gli studenti, dalla schedatura degli errori. E a chi si rivolge questo libro? Si rivolge, è destinato a chi opera in ambito scolastico, a chi opera in ambito universitario, in ambito professionale, se lavorate con il francese vi può essere utile, in Italia e all'estero naturalmente, se auspicabilmente è prevedibile che ci sia il francese di mezzo, no? se lavorate con gli Stati Uniti magari vi può servire un po' di meno, ma e poi in ambito personale, perché per la serie dove c'è gusto non c'è perdenza, se ti piace leggerti Flaubert in francese puoi cominciare qui. Io per esempio tante volte quando leggo o rileggo I fiori del mare di Baudelaire guardo la traduzione, il testo a fronte per cercare di capirci qualcosa, ma molte volte mi farebbe molto piacere invece riuscire a penetrare meglio. Le mie reminiscenze scolastiche non sono affatto sufficienti a farmi reggere la Baudelaire in testo a fronte, però qualcosina può essere utile. Siccome leggere una poesia in lingua originale è comunque diverso che leggerla in traduzione, per quanto la traduzione possa essere meravigliosa, allora questo libro può arrivare in soccorso. Non è un libro che vi semplifica la vita, questo è un libro di studio, non è un libro in 10 minuti imparate una lingua, no. È un libro di impegno, un libro di studio, è un libro pensato per l'ottica di chi deve apprendere, non è un libro pensato dall'ottica di chi insegna, o meglio, è pensato dall'ottica di chi insegna, ma a favore, in funzione di chi deve apprendere. Tu mi dirai, è sempre così? Magari. Non è sempre così. Infine, ricordo personale, credo che fosse il 2015, mi è capitato di intervistare Ramin Bahrami, grande pianista, grande conoscitore di Bach. E la domanda su cosa reggesse più che di tutto il suo amore per Bach, su quale fosse la colonna principale, lui mi ha dato una risposta che spesso, è di quelle risposte che spesso ti danno gli addetti ai lavori, cioè quelli che veramente toccano con mano qualcosa, e quindi è stata una risposta al tempo stesso semplice e illuminante. Illuminante. Cioè il fatto che Bach, dice Bahrami, riesca a far esistere, a far coesistere in uno stesso spazio tante diversità, tante differenze. Ora questo è chiaro che è un messaggio che oggi, dove le guerre sono portate sotto i nostri occhi più che mai dalle cronache, diventa ancora più pregnante sotto il profilo civile, no? Il coesistere delle diversità. Diventa quasi impossibile. Ma ci dà questa riflessione, mi è tornata in mente leggendo questo libro, piluccando questo manuale, perché in effetti tutto il testo, tutta l'ossatura di questo saggio, di questo libro, si basa appunto, data la natura contrastiva, sulla coabitazione di due sistemi linguistici messi a contatto attraverso il campo pratico del parlante. E anche in questo caso c'è una coabitazione di differenze. Allora, siccome dietro i libri, diciamo prima, c'è comunque sempre la poesia, in questo caso magari non è proprio poesia, ma è un grande significato culturale e più che mai contemporaneo. Ecco, questa è una ragione più, un motivo in più per leggerci, per chi lo può fare, chi ha rudimenti di francese, oppure anche chi si vuole buttare, vuole impararlo, può farlo. Poi ci sono esercizi, c'è tutto. Cioè, da lavorare. Trovate tutto. Se voi non siete... Per esempio, una cosa che viene detta in questo libro è che noi non sappiamo molte volte di avere una conoscenza già piuttosto relativamente avanzata. Sì, per esempio con modi di dire, con espressioni, con parole che diciamo e delle quali non ci accorgiamo perché nel frattempo ne abbiamo fatte nostre, ma ne possediamo un po' il senso. Allora è già e niente non è, capito? Tu puoi cominciare da lì. Per questo è importante questo aspetto e lo acquisiamo agli atti.
alla grande, agli altri. Pronuncialo tu, no. Pronuncialo tu, perché io, mod français, mod d'emploi, detto così. Mod d'emploi, ci rimprovereranno, diciamo noi però l'abbiamo okay. portato. Attenzione, rimaniamo così, ci sono anche le indicazioni, no? Ecco, 99 schede, 55 traduzioni, 5.500 esercizi, faccio questo gesto per fare 5.500 esercizi, non so se, sì, potete se ci rendiamo conto. Acquisito quindi, agli altri. Naturalmente può essere un bellissimo pensiero anche per i più giovani, perché certo, è un modo non barboso di imparare una lingua, perché è come se e loro già sono più avanti in un cruciverba. Allora, dove andiamo a parare adesso? A cura di Lucia Di Virgilio. Esce per i tipi della Carabba Edizioni, sì. importante casa editrice, un libro di grande importanza, dedicato a uno studioso purtroppo scomparso nel 22, Emiliano Giancristofaro, un antropologo, e questo libro si intitola Emiliano Giancristofaro, una vita per il bene comune. Eccolo qui, questo era Emiliano Giancristofaro, un antropologo, un padre nobile della nostra antropologia, parlo dell'Abruzzo, un docente universitario, appunto è mancato e in questo volume sono raccolti gli atti di un convegno che è stato fatto, è stato dedicato a lui, quindi sono le relazioni dei convegnisti, sì. e a questo primo strato di contenuti si unisce una ricca messe di testimonianze, sempre scritta da persone che l'hanno conosciuto, che l'hanno studiato, e che mettono in luce questo o quell'aspetto del suo percorso. Perché è un libro importante? Beh, intanto perché ricordare una figura come Emiliano Giancristofaro è un dovere per tutti. Io purtroppo non ho avuto il piacere e la gioia di conoscere quest'uomo, questo studioso, sarei stato felice di farlo. E quindi sono ancora più felice nel vedere che, nonostante il fatto doloroso che non sia più fra noi, vi sia la coscienza del suo operato, perché sì. un libro così è anzitutto, non è solo un tributo, è l'analisi di un operato e la dimostrazione che vi è coscienza in altri dell'operato intellettuale di una persona. Insomma, è un po' il massimo di quello che si possa fare per salutare uno studioso. Se dovessimo così schematicamente, proprio molto schematicamente, riassumere il percorso, non riassumere, cercare di spiegare il percorso di Emiliano Giancristofaro, che è stato un percorso ricco, io direi che potremmo affidarci alla confortevole figura del quadrato. Cioè ci sono stati quattro grandi lati che mi sembra abbiano perimetrato tutto il suo agire. Allora, prima di tutto c'è stata la ricerca antropologica, il suo campo di studi elettivo, quello nel quale è più adatto e che lo ha visto anche in cattedra all'università. Quindi cioè, il primo lato è la ricerca antropologica. Poi ci sono altri due lati, c'è per esempio stato il giornalismo, è stato un collaboratore di quotidiani, è stato un collaboratore a livello televisivo, ha diretto televisioni e questo è un altro aspetto sì. importante, no? Non è così scontato che uno studioso di antropologia, un accademico, abbia anche questa capacità di agire, dico agire perché è il verbo esatto, agire, si agisce culturalmente, no? Non è solo uno stare lontani dalle cose, uno stare dentro le cose, di agire anche a livello giornalistico, televisivo e di carta stampata. Poi aveva una fortissima coscienza ambientale, quindi c'è stato il civismo, questo aspetto che rappresentava una estrinsecazione concreta della sensibilità dell'intellettuale. E infine, ma non per ultimo, l'editoria, con la direzione editoriale per un bel periodo di anni, dal 72 al 94, della casa editrice Carabba, di questa stessa casa editrice, che è una casa editrice storica e che ha sede a Lanciano. Volevo fare però una specificazione. Dal 1963 Giancristofaro ha diretto la rivista Abruzzese. La rivista Abruzzese
è una rivista scientifica, una rivista di ricerca, e questo ambito, la direzione della rivista abruzzese, non va collocato sotto alla voce giornalismo nel suo percorso, ma va collocato alla voce lavoro accademico, lavoro di ricerca, perché non tutto ciò che ha forma di periodico può essere ricondotto sì, alla natura giornalistica, e non tutto ciò che ha una c'è una gerarchia diversa, no? Evidentemente in questo caso, che vede più in alto una rivista scientifica come poteva essere la rivista abruzzese, come è tuttora la rivista abruzzese. Questo lo dico per evitare facili fraintendimenti, perché non tutto quello che viene fatto da un intellettuale a livello giornalistico è giornalismo culturale. Il giornalismo culturale è una branca del giornalismo. Poi c'è la periodicità di testate di tipo scientifico che sviluppano un discorso culturale. È un altro ambito, non è la stessa cosa. Poi che ci siano delle aree di convergenza è fuori discussione, ma parliamo di due cose diverse. Noi non possiamo fare a un gigante come Emiliano Giancristofaro il torto di considerare quello che lui ha fatto come rivista abruzzese solo sotto il profilo così di un rilievo giornalistico. Sì, c'è stato anche senso lato, ma è stato soprattutto l'operato di uno scienziato, cioè un operato di un docente, di un ricercatore universitario che fa scienza della propria disciplina e che quindi in questo senso opera scientificamente. E vorrei concludere con due tra i tanti testi che sono presenti in questo volume. Intanto c'è un testo di apertura molto bello, breve ma bello, un'introduzione di Gianni Melilla, il quale dice: Emiliano Giancristofaro è stato un intellettuale nel senso gramsciano, senza aura e consapevole di rifiutare ogni turis eburnea da cui contemplare dall'alto il reale. Al contrario, si è immerso nel mondo popolare stabilendo un'autentica connessione sentimentale con le classi subalterne. Questo è un punto che ci dice molto sull'agire. Prima abbiamo usato questo verbo, l'agire culturale. Ecco, l'agire culturale è questo. C'è poi un bel saggio del professor Gianni Oliva, storico della letteratura, il quale scrive: nelle sue ricerche Giancristofaro era mosso da una concezione della storia a rovescio. Voglio dire che storia per lui non era quella dei grandi avvenimenti, la sua storia era invece fatta dagli umili, da coloro che in generale la storia la subiscono. In questa dimensione tutta la sua ricerca va letta come cronaca dell'umiltà. Questo è molto bello, è molto pertinente, soprattutto se si pensa a quella pubblicazione di Giancristofaro che è Cara Moglia, il titolo Cara Moglia, anziché Cara Moglie, Cara Moglia, lettere di emigranti abruzzesi. Ecco, ha ragione Oliva, una grande cronaca dell'umiltà, e questo volume ci restituisce il magistero mai ostentato, sempre praticato, di Emiliano Giancristofaro, che noi salutiamo con grande piacere, lo acquisiamo agli atti. Bene, ci possiamo salutare? Beh, io direi di sì, tu che dici con questo nostro... Oggi abbiamo guarda, siamo stati, come dire, liberi nelle nostre traiettorie. Una certa varietà. Dopo quattro puntate, tutte incardinate sulla poesia. Ci torneremo. Come farne? Grazie intanto, grazie a tutti i telespettatori, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.